Il nuovo modello per la dichiarazione IMU è stato approvato il 30 ottobre 2012 tramite decreto ministeriale. L'obbligo della presentazione della dichiarazione IMU riguarda le seguenti fattispecie: gli immobili che godono di riduzione di imposta, quali fabbricati di interesse storico o artistico sottoposti a vincolo, i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, gli immobili per i quali i singoli comuni hanno deliberato della riduzione delle aliquote, gli immobili per i quali i comuni non sono in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligo tributario. Tutte fattispecie descritte dettagliatamente nelle istruzioni per la compilazione del modello, alle quali rinviamo per ogni ulteriore necessità di approfondimento. Passiamo ora alla stampa della dichiarazione IMU. Prendiamo l'esempio di un immobile sito nel comune di Torino che beneficia di una riduzione di imposta in qualità di immobile sottoposto a vincolo storico-artistico e quindi soggetto a dichiarazione IMU. Clicchiamo quindi sul nostro soggetto e su elenco dichiarazioni, dopodiché su più. Qui dovremo inserire il nostro comune di riferimento, nonché la data della stampa. Dobbiamo ora compilare i campi di testo relativi al dichiarante, solo se questo è diverso dal contribuente, oppure, qualora si tratti di una persona giuridica, fornire i dati relativi al legale rappresentante. Nella successiva pagina con titolari, tramite la funzione Appendi, possiamo indicare i nomi dei soggetti che sono titolari degli stessi diritti sugli immobili, indicando per ognuno di essi la quota ad esso spettante. La compilazione di questi campi può essere fatta manualmente oppure tramite la funzione Operazioni Preleva dati da anagrafica. Nel qual caso il software riporterà l'anagrafica degli altri soggetti contitolari. Scegliamo quindi il contitolare che assieme al dichiarante vanta gli stessi diritti, ad esempio la proprietà per una quota pari del 50%, fra i soggetti riportati nell'elenco, seguito da OK per importare i suoi dati. La stessa logica trova applicazione per la compilazione della successiva pagina, relativa agli immobili da indicare nella dichiarazione, ovvero possiamo scegliere fra la compilazione dei singoli manualmente, oppure sempre tramite la funzione Operazioni Preleva dati da unità immobiliari, scegliere prima il soggetto e successivamente l'immobile oggetto della dichiarazione, seguito da OK ed una nuova conferma per copiare direttamente tutti i dati relativi all'immobile selezionato nella dichiarazione. Andremo infine ad indicare nel nostro esempio che trattasi di un immobile vincolato. Nella successiva pagina Annotazioni possiamo indicare gli estremi del vincolo apposta a suo tempo dalla Sovrintendenza delle Belle Arti competente. A questo punto non rimane altro che stampare la nostra dichiarazione IMU tramite la funzione Stampa, Stampi dichiarazione IMU, con la riproduzione del modello compilato visibile in anteprima in formato PDF. Una volta controllata l'anteprima del modello, possiamo quindi procedere alla stampa su carta per la firma o di inviare il file al contribuente affinché possa procedere direttamente all'invio telematico tramite posta certificata.